Ciao a tutti ragazze e ragazzi, e bentornati di nuovo nel mio canale. Oggi sono qui per fare un video molto particolare e che ha a che fare con i capelli. In questo momento ho i capelli un po' da... Sul web sta spopolando un video, diciamo un nuovo trend per quanto riguarda i capelli, ed è quello di fare appunto dei capelli ricci barra mossi con una bottiglia. Oltre alla bottiglia di plastica ci servirà un phon. Nei video si sono visti diversi risultati. Ragazze che hanno avuto una piega perfetta, altre che hanno avuto una piega pessima. E questa volta vi giuro che non potevo resistere alla tentazione di provare questo Hair Hacks. Come vi dicevo, tutto quello che ci servirà sarà appunto una bottiglia in plastica vuota. Questa è una delle allete. Più avete i capelli lunghi e più cercate di tagliare meno la bottiglia. Con i capelli più corti potete anche tagliare un pochino di più la bottiglia. Se avete appunto dei capelli un pochino più lunghi, vi consiglio di lasciare la bottiglia più alta. Mano alla mano, bottiglia di plastica, iniziamo a vedere come è possibile creare questo beauty hack. Innanzitutto quello che dovete fare è tagliare la bottiglia. State molto attente, io l'ho fatto con un taglierino. Non ho assolutamente girato la clip mentre tagliavo la bottiglia perché era imbarazzante, raga. Io sono un'eterna imbranata, io sono imbranatissima nel fare queste cose, quindi se ho ancora tutte le 10 dita sono miracolare. Dopo aver tagliato appunto la bottiglia, dovete fare un altro taglietto, che sarebbe questo qui. Dovete cercare di fare un taglietto uguale a quello che è il vostro beccuccio del phon. Come potete vedere, in questo caso il beccuccio combacia perfettamente con il phon. Allora, dovete sapere che io ho una folle, assurda, tremenda paura di fare questa cosa. Sapete la mia paura più grande qual è? Avete presente quel video di quella ragazza che, poverina, poverina, io non ci ho dormito le notti dopo aver visto quel video. Comunque questa ragazza cercava di fare un tutorial appunto su come fare i capelli ricci barra mossi. Non sono una persona cattiva, e che è l'adrenalina che mi fa ridere in questo momento, perché potrebbe succedere anche a me la stessa cosa. Cercava di fare un tutorial sui capelli mossi, ricci, con il ferro. Nel momento in cui la ragazza cerca di togliere appunto la ciocca dal ferro, si rende conto che la ciocca rimane attaccata al ferro. Una cosa bruttissima, io potrei morire, ma rido perché è snervante, perché penso che in questo momento magari può capitare anche a me la stessa cosa, perché un phon emana molto calore, mentre qui abbiamo soltanto una bottiglia di plastica, plastica. Quindi in alto i vostri pollici per il coraggio. Io adesso ci provo giù. Perché sto scegliendo di fare questo? Spero di non rimanere calva. Ho fatto lo shampoo e non ho fatto nessuna piega, cioè li ho asciugati un po' col phon e si vede. Infatti i capelli sono un disastro, e li vado a pettinare un po' con la mia spazzola rigorosamente di Alice. Questa l'ho presa da Primark, è favoloso. Pinzetti. Vado a fare delle sezioni, oh mio Dio, oh mio Dio. I video praticamente ci dicono di mettere una ciocca all'interno della bottiglia, di prendere il phon. Sono in super ansia. Quindi vado a mettere il beccuccio all'interno della fessura e vado ad accendere il phon. Ok, lo faccio stare pochissimi secondi perché essendo plastica scotta tantissimo. Ho paura di lasciare la mano perché non so se i miei capelli stanno ancora attaccati o se sono tutti all'interno della bottiglia morti, caduti. I miei capelli sono salvi e questo è il risultato, ok, della prima ciocca. Proseguo per tutta la capigliatura. Li faccio raffreddare un po', aspetto di aprirli dopo. Sono favolose. Raga, faccio stare pochissimi secondi come potete vedere perché ho solamente paura di rimanerci secca. Quindi uno, due. In questo momento spero che almeno questi davanti reggeranno, perché nel caso dovessi perdere quelli dietro, mi attacco due extension. Sono qui avanti, come faccio?
terminato di fare i capelli all'interno della bottiglia che scotta tantissimo. Adesso andiamo a vedere un pochino i risultati. Adesso lo vado ad aprire un po', anche perché si sono creati abbastanza nodi. Ok, questo è il risultato che ho ottenuto facendo appunto i capelli all'interno della bottiglia. Vi ho appena mostrato appunto il risultato finale. Ma cosa ne penso effettivamente di questa tecnica? Adesso vi dico un po' realmente che cosa ne penso di questa tecnica. Allora, è molto veloce perché basta mettere delle ciocche all'interno della bottiglia pochi secondi con il phon e voilà, il risultato è fatto. In realtà se tenete i capelli di più all'interno della bottiglia saranno ancora più mossi, più sarà stretta la bottiglia più verranno mossi. La realtà è che comunque sì, io l'ho pettinati ma sono in questo momento, vedete, ci sono dei nodi che si sono creati appunto facendo questo giro all'interno della bottiglia. Personalmente non lo rifarei mai più. Non vi consiglio di utilizzare questa tecnica, anche se la vedete online che sta spopolando in lungo e in largo, perché allora, come potete vedere, la bottiglia in alcune zone, parecchie zone, si è deformata, anche se io ho utilizzato qui per esempio, ho utilizzato il calore al minimo, quindi il pensiero di avere della plastica sciolta sui miei capelli mi fa venire l'ansia. No, ho seriamente paura per la cura dei miei capelli e anche per la mia salute. Quindi non vi consiglio assolutamente questo metodo per fare appunto i capelli mossi. Se siete arrivate alla fine di questo video, mi raccomando, scrivetemi già nei commenti se avete mai provato a fare una cosa del genere. Quindi se avete mai fatto i capelli con la bottiglia. Scrivetemi un sì, un no, un forse, ci proverò. Fatemi sapere tutti i vostri pensieri, tutte le vostre esperienze. E se l'avete fatto, effettivamente come vi siete trovate? Oppure pensate di farlo? Io non ve lo consiglio. Se volete appunto altri video che riguardano Instagram hacks e tutte queste cose, lasciatemi un pollice in su a questo video. Vediamo se questo video riesce a raggiungere appunto i 1000 like in poco tempo. Io vi mando un grosso, grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!